verbale di quello che è successo praticamente. Questo adesso proviamo a farlo, poi ve lo dico perché l'aperta tanto non insomma, no? Tanto gli obiettivi l'importante è che siano chiari. Ah sì, addirittura. Sì, perché siete qui? Perché i nidi convenzionati sono al collasso, dobbiamo assolutamente svoltare la situazione e migliorare la qualità dei nostri nidi. Ci pagano poco, adesso abbiamo un incontro con l'assessore Cattoi e speriamo che ci dia delle risposte fattive. E abbiamo bisogno di più soldi, la qualità costa. L'assessore vi ha ricevuto subito, è stato il frutto della lotta? È stato frutto della lotta, siamo qui da una settimana, oggi ci riceve, ci ha ricevuto ad onor del vero lunedì la sua collaboratrice, però non avendo ricevuto le risposte che volevamo ci siamo messi qua sotto. Oggi è venerdì. Evidentemente prima era occupata e non ci ha potuto ricevere, oggi ci riceve. Vi ho sentito fare un'affermazione molto interessante, che è quella che denunciate che il comune sta appaltando di illegalità alle strutture in convenzione. Noi abbiamo presentato un business plan al segretario dell'assessore Cattoi, l'abbiamo protocollato, il business plan con tutti i requisiti che loro ci chiedono chiude per un nido di 40 bambini, chiude a meno 36.000 euro. Ora, poiché nessuno di noi chiude a meno 36.000 euro, la deduzione è ovvia, ognuno si organizza come può, però non possiamo speculare sulla qualità dei nostri nidi, sono le nostre aziende, sono i nostri bambini, quindi penso che sia necessario rivedere queste rette che sono ferme dal 2006 al ribasso e quest'anno ci sono ulteriori tagli con il mese di luglio. Quindi il comune sa che costringe centinaia di strutture a lavorare illegalmente? Questo pare di sì, noi gliel'abbiamo detto e loro hanno detto che lo sapevano, quindi a quanto pare sì.